Ciao ragazzi, 30 aprile 1993, World Wide Web. 30 aprile 1993 è il giorno e l'anno in cui il CERN di Ginevra decise di mettere a disposizione il sistema, l'intricata rete di produzione di informazioni teoricamente dedicata a tutto il mondo e teoricamente gestita in maniera libera, rilasciando sostanzialmente il codice sorgente in pubblico dominio di quello che è l'impianto del World Wide Web, ovviamente che poi ebbe una crescita eccezionale negli anni 2000-2010, definendolo insomma quello che è stato l'inizio dell'era del web effettivamente. Insomma, si è passati praticamente a mettere a disposizione tutti quelli che erano gli standard e i protocolli per scambiare i documenti sulla rete di calcolatori che originariamente erano stati progettati nel 1989 proprio all'interno della circoscrizione, diciamo, scientifica del CERN, quindi quei protocolli HTML, HTTP e poi anche i protocolli del web dinamico per fare in modo di poter scambiare collegamenti ipertestuali direttamente andando a recuperarli da quelli che sono dei database, okay, di informazione di massa e quindi poi tutti i protocolli che vennero considerati come i Common Gateway Interface, come i CGI e eventualmente anche la trasposizione all'interno dei linguaggi di JavaScript e quant'altro. Perché io lo voglio mettere all'interno dei crimini? Perché uno potrebbe dire: minchia, sei una faccia da culo. In realtà tu stai utilizzando questa cosa in qualche maniera, la definisci come un crimine, ma la stai utilizzando. Ovviamente non tutte le cose che possono essere utilizzate, tanto per dire un'altra banalità, ma assolutamente realistica, non possono essere utilizzate in maniera effettivamente positiva. Il problema fondamentale qual è? Che la parcellizzazione dell'informazione utilizzata all'interno della rete del World Wide Web sostanzialmente è un'arma a doppio taglio, anzi io direi che sostanzialmente è un coltello che ha più manici e più lame effettivamente. Perché? Innanzitutto questo che era uno sviluppo dei primi collegamenti ipertestuali che erano già stati sviluppati a partire dal 1945, grazie agli studi di Vannevar Bush e di Ted Nelson nel 1965, che introdusse il primo concetto di collegamento ipertestuale, furono migliorati e sviluppati dal CERN per scambiarsi informazioni nel 1989, fino all'introduzione del primo ufficiale sito il 6 agosto del 1991, sempre teoricamente puntato alla gestione dell'informazione, che era stata praticamente portata ai vertici del CERN come idea per andare a ipertestualizzare quelli che erano i collegamenti che venivano, pensate, portati a termine proprio da una serie di scienziati italiani e studiati da quelli che erano i vertici, diciamo, del futuro ipertesto mondiale, che erano Tim Berners-Lee, in particolare Robert Keyhoe, che lavoravano per il CERN, volti ad elaborare un software per condividere la documentazione in formato elettronico, sia dal punto di vista scientifico professionale, sia dal punto di vista eventualmente amatoriale. Ecco, lo sviluppo dell'HTML e dell'HTTP evidentemente hanno portato alla nascita di una rete vera e propria, di una ragnatela vera e propria, in cui la parcellizzazione dell'informazione diventa qualcosa di terrificante, perché effettivamente tutti quanti, compreso io, compreso chiunque vogliano dire la propria parola e potrebbero essere ben indirizzati o potrebbero essere ben motivati da motivazioni
di tipo socio, politico, economico, che possano avere, come dire, uno sguardo mai oggettivo sulla realtà, sempre soggettivo, ma in qualche maniera volto verso il bene dell'umanità, questo potrebbe tranquillamente non essere, e soprattutto l'accesso alle informazioni, anche quelle non vietate, fra virgolette, all'interno della rete, sono effettivamente suscettibili di essere consultate con una certa libertà da chiunque. Ma il problema è un altro. Il problema non è la parcellizzazione dell'informazione da sola, che già di per sé forma una rete in cui nella realtà dei fatti il collegamento, per farvi un esempio, alla parola la signora Verdi piuttosto che il colore verde è difficile da identificare all'interno della rete, a meno che non si usino dei sistemi di ricerca, dei motori di ricerca che riescano effettivamente a fare un incolonnamento di dati selettivo, senza poi, guardate caso, l'introduzione della cosiddetta intelligenza artificiale, che potrebbe arrivare addirittura a sostituire la presenza degli esseri umani a tutti gli effetti. Il problema fondamentale è che questa parcellizzazione dell'informazione, che non permette realisticamente di andare a inserire un proprio contenuto in maniera facilmente riscontrabile, facilmente verificabile, facilmente discutibile sulla rete, anche se la rete è una rete mondiale, proprio perché è parcellizzata all'interno di 1 miliardo di miliardi di informazioni che possono andare a sporcarla, a renderla spuria, a modificarla, a farne delle valutazioni assolutamente di carattere soggettivo, perché noi viviamo una vita soggettiva. Ma in realtà questo tipo di dossieraggio sulle informazioni, quindi di ricostruzione dei pacchetti di informazione, come al solito è nelle mani di alcune aziende che forniscono i servizi di ricerca, e che non soltanto forniscono i servizi di ricerca, ma che vanno a fare effettivamente dossieraggio attivo, momento per momento, su quelle che sono le vostre ricerche, le vostre preferenze, le vostre virtù, vizi, pregi, tutto quello che avete, e possono ricostruire un database che sia utile in realtà a chi vi dice che voi avete un web effettivamente libero e ampio da consultare, nel quale in realtà penetrare con una dottrina o con una visuale del mondo alternativa o teoricamente pericolosa è diventato sostanzialmente più difficile che farlo con un libro, molto più difficile che farlo con un libro, parcellizzato, diviso in piccoli concetti che sembrano essere quasi tutti delle astrazioni o delle modifiche di un concetto più ampio, e contemporaneamente evidente sono nelle mani di poche aziende che lo fanno, così come poche persone hanno in mano tutte le banche nel mondo, così come poche persone legate a quelle banche hanno in mano le ditte che producono le armi, così come poche persone al mondo hanno in mano tutte le ditte che producono le medicine per quelle malattie che magari vi hanno iniettato. Ecco, voglio dire, questo è il solito problema della parcellizzazione. Lo sapeva bene, e io l'ho discusso a lungo nella primissima puntata della Botteguccia dei Sigilli, l'amico Theodor Kaczynski, passato al secolo come una bomber, perché per carità ha scelto di voler violare questa parcellizzazione delle informazioni mettendo delle bombe, quindi cercando di prendersi, come dire, la visibilità per quello che è il mondo tecnologico e il suo futuro, cioè la sua riflessione fondamentale su quello che sarà la parcellizzazione dell'informazione, la tecnologia e la penetrazione anche dell'intelligenza artificiale e di una serie di concetti sostitutivi della vostra e della mia, della nostra ricerca di libertà e di felicità come esseri umani, un testo estremamente importante che va a valutare anche l'importanza della parcellizzazione dell'informazione sul web. Questo, io vi rimando ovviamente al primo puntata della Botteguccia, che vi metterò anche in link in relazione a questo video, ma ovviamente è importante riflettere su questo tipo di situazione, perché il web è effettivamente una rete di accesso libero alle informazioni, di libera discussione. Probabilmente è più una ragnatela in cui potreste e potremmo rimanere invischiati tranquillamente, esattamente nelle modalità che vuole il ragno.
il ragno che non solo la tesse, ma la controlla, stando attento, momento, punto per punto, tutto a tutto ciò che sono le vibrazioni che noi produciamo. Quindi vi rimando ai test di Theodor Kaczynski, vi rimando alle elaborazioni, allo sviluppo dei test di Theodor Kaczynski sociopolitici che io ho discusso nella prima puntata della Botteguccia, e vi rimando oggi alla riflessione su come mai io l'abbia inserito all'interno di un crimine pur utilizzandolo. Il problema è a disposizione, ma un mezzo può tranquillamente diventare, come dire, la scomposizione di un atomo per produrre energia può tranquillamente diventare quella schifezza che gli americani hanno fatto in Giappone e un sacco di altre cose. O no? Si può negare questa cosa? Io non credo. Questo è il crimine del giorno alla Botteguccia dei sigilli World Wide Web, la ragnatela parcellizzata dell'informazione, ma parcellizzata mica tanto, perché viene utilizzata tranquillamente per dossieraggio e sempre peggio sarà. Io oggi vi saluto per il 30 aprile, ci vediamo domani con un'altra pillola di crimine e in settimana con i contenuti di cinema e alla Botteguccia dei sigilli, news o non news che siano. Un bacio da il Teo Quackapar. Ciao ciao.